Abbiamo tutte le conoscenze per farlo. L'essere umano è passato dall'essere una piccola presenza su un grande pianeta a una presenza devastante su un pianeta che scopriamo sempre più piccolo e interconnesso. Si tratta di un cambiamento radicale che necessita di una nuova consapevolezza. Ci asterremo alla mozione della maggioranza, proprio perché il nostro futuro dipende da cosa saremo in grado di fare. Ministro, ricordiamoci che abbiamo una volta per tutte la possibilità di ammettere che siamo custodi di questo pianeta e non padroni. La ringrazio. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. E adesso è iscritto a parlare il deputato Vincenzo Garofalo. Prego. Grazie, signor Presidente. Signor Ministro, cari colleghi, è un quadro di sgomento, di paura, di incertezza che Parigi si prepara ad accogliere la 21ª conferenza delle parti aderenti alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Sentimenti che ciascuno di noi prova dopo l'orrore degli attentati terroristici delle scorse settimane che ci hanno colpiti e segnati nel profondo. Ma quanto avvenuto non deve distoglierci dai nostri programmi, dai piani, dai progetti, perché questo significherebbe che l'obiettivo di coloro che hanno agito così barbaramente è stato raggiunto. Allora occorre andare avanti, rispettare gli impegni presi e oggi più che mai collaborare per rendere il mondo nel quale viviamo un mondo migliore. Con questo spirito dobbiamo guardare alla conferenza di Parigi, alla COP21, un evento che chiama ciascuno dei paesi partecipanti ad informare la pubblica opinione e convincerla dell'importanza di formalizzare, dopo 20 anni di estenuanti confronti, un accordo condiviso per assicurare un futuro al nostro pianeta. Non dobbiamo piegarci alla paura, dobbiamo continuare a vivere e dobbiamo farlo procedendo sulla via di riforme, di impegni, di progetti che migliorino il mondo in cui viviamo. In quest'ottica, il tema dei cambiamenti climatici assume un ruolo di primo piano. Se non si interverrà infatti presto e bene sul tema della politica ambientale, il surriscaldamento del pianeta continuerà a svilupparsi con conseguenze devastanti. L'incremento della temperatura globale aumenterà più o meno di 3 o 4 gradi, un vero disastro. Se si pensa che già oggi, questo tramite le fonti ONU, il cambiamento climatico ha fatto scappare dai propri paesi oltre 25 milioni di persone. Per tale motivo è indispensabile un impegno serio, convinto, globale di tutti, perché, e questa secondo gli esperti è una stima limitata, continuando con l'attuale tendenza, nel 2050 le migrazioni potrebbero ammontare a 100 milioni di individui. D'altronde, non è più possibile tacere sul fatto che i cambiamenti climatici e le dinamiche che guidano l'economia mondiale hanno drammaticamente incrementato il fenomeno delle migrazioni. Un tema di fondamentale importanza per l'umanità, dunque. Non è un caso che Papa Francesco abbia avvertito la necessità di intervenire sull'argomento con l'enciclica Laudato Si. Non solo un richiamo etico di altissimo valore, ma anche una riflessione equilibrata e completa sui problemi da risolvere. Un documento attraversato da molti richiami, tra i quali spicca quello sulla necessità di una svolta decisiva ed immediata sul clima, in difesa del pianeta, o meglio, di quella che lui ha definito la casa comune. Un documento che parla della Terra come di un immenso deposito di rifiuti, di cambiamenti climatici significativi, nell'ambito dei quali è sbagliato mascherare i problemi o nasconderne i sintomi. Dello scarso accesso a un bene essenziale come l'acqua, che addirittura in alcuni luoghi viene privatizzata, della tecnologia come paradigma unidimensionale, delle politiche sul clima nazionali e locali. Un'elaborazione intellettuale attraversata dalla prima all'ultima riga, dal cuore del Santo Padre, e basata su uno studio rigoroso ed approfondito di un tema che risulta essenziale per il futuro dell'uomo. L'Italia in questo contesto appare tra i paesi con maggiore sensibilità e con sicura disponibilità ad adattarsi alle indicazioni che sono state già definite o che verranno stabilite dalla conferenza, sebbene, secondo dati recenti, solo il 29% dei nostri concittadini sia a conoscenza dell'importanza di tale tematica, tanto da far ritenere auspicabile ed utile un'adeguata campagna di sensibilizzazione. L'Europa continua a rivestire il ruolo di protagonista,
e continua a farlo con caparbietà, fissando obiettivi sempre più innovativi e progrediti. È chiaro comunque che sarà possibile raggiungere gli obiettivi fissati solo con una partecipazione globale dei paesi principali emettitori di gas serra, come ha sottolineato molto bene lei, signor Ministro. In questo senso abbiamo preso atto con piacere della nuova politica ambientale voluta dal Presidente Obama e dalla Cina, con il suo impegno a ridurre le emissioni di CO2. Ma dobbiamo anche sottolineare con maggiore soddisfazione che su 196 paesi che partecipano alla COP21 di Parigi, già 160 sino ad oggi, hanno presentato documenti che testimoniano i loro impegni circa la lotta ai cambiamenti climatici. E 160 paesi vuol dire il 96% di rappresentanza delle emissioni globali di CO2. Nella mozione di maggioranza, la 674, sottoscritta quindi anche dal nostro gruppo tramite il capogruppo onorevole Lupi, sono stati indicati molto bene gli obiettivi che si porranno all'attenzione dei lavori della conferenza di Parigi per tutti i 196 paesi. Ed altrettanto bene sono indicati gli impegni che il Parlamento affida oggi alla nostra rappresentanza a sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei paesi partecipanti. L'Italia, per il lavoro fatto, per gli obiettivi già raggiunti e per le competenze specifiche già espresse, deve e può esercitare fino in fondo un ruolo importante, come è stato pure messo in evidenza nell'intervento di oggi del Governo qui in Aula. Sappiamo benissimo che il nostro sistema industriale, che è il sistema industriale europeo, dovranno confrontarsi anche con tale problema in uno dei momenti forse più delicati per l'economia mondiale. Ma è proprio questa la sfida, quella che siamo chiamati a affrontare tutti insieme, nessuno escluso. E in definitiva, come ha giustamente sostenuto il Presidente della Commissione Ambiente dell'Europarlamento, l'onorevole Giovanni La Via, e come anche il Ministro Colletti ha ribadito, dobbiamo puntare di più su un'economia circolare e sullo stesso riutilizzo dei rifiuti. Il punto centrale è costituito comunque dalla necessità di pervenire ad una riduzione del 50% delle emissioni di gas serra entro il 2050, per poi azzerarle del tutto entro il 2100, sulla base di un pacchetto di misure non generico e giuridicamente vincolante. Per quanto ci riguarda, l'Unione Europea e gli Stati membri operano attraverso specifici impegni ed azioni per ridurre le emissioni nazionali di gas serra del 40% entro il 2030. In questo ambito e nell'occasione della conferenza COP21, i ministri dell'Ambiente ritengono essenziale che il mondo della finanza recepisca la sollecitazione di sostenere i paesi più fragili e più poveri, facilitando la loro transizione verso modelli di società che privilegino economie a basse emissioni. Proprio in relazione alle emissioni, la risoluzione del 14 ottobre, tenutasi in previsione del Vertice di Parigi, osserva come la deforestazione e il degrado forestale siano responsabili del 20% delle emissioni globali di gas serra, evidenziando quindi il ruolo fondamentale delle foreste nel mitigare i cambiamenti climatici. Si sottolinea quindi la necessità di accentuare le capacità adattative delle foreste nei confronti di tali cambiamenti e di impegnarsi a fondo per dimezzare il processo di deforestazione tropicale entro il 2020. Rispetto di questi impegni, congiuntamente al ripristino di 350 milioni di ettari di foreste, richiesto nella dichiarazione di New York, potrebbero portare entro il 2030 ad una riduzione di 4,8 miliardi di tonnellate di CO2 l'anno. Gli obiettivi generali in materia di clima saranno comunque impossibili da raggiungere se non si presterà maggiore attenzione alla riduzione delle emissioni nel campo dei trasporti, dal momento che quest'ultimo è l'unico settore nel quale le emissioni di gas ad effetto serra sono continuate ad aumentare del 30% negli ultimi 25 anni. Soltanto una piena integrazione delle energie rinnovabili nel mercato, insieme al rispetto degli accordi fin qui rappresentati e dallo sfruttamento di tecnologie più moderne ed avanzate, potrà consentire il raggiungimento della diminuzione delle emissioni entro i parametri stabiliti. La risoluzione infine esorta i paesi europei ed il resto della comunità internazionale a preparare un pacchetto finanziario credibile che copra sia il periodo pre-2020 sia quello post-2020, al fine di sostenere sforzi maggiori in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, protezione delle foreste ed adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. Al di là di quanto è stato scritto e detto, restano chiari e confermati l'impegno del nostro Paese e dell'Europa a spingere a rialzo i target sul clima. Ormai tutti gli indicatori infatti rendono palese la necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, pena cambiamenti climatici su cui effetti rispetto al nostro pianeta non intendiamo per ora soffermarci, ma che di sicuro risulterebbero drammatici. Noi intendiamo, signor Ministro, fornire il massimo contributo al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati
ed è per questo che sosterremo con forza l'azione del Governo in questo impegno, come espresso tramite la risoluzione anche a nostra firma. Concludo con una citazione. Il grande scrittore argentino Jorge Luis Borges ha scritto: «La terra è un paradiso, l'inferno è non accorgersene. Il minimo è essere d'accordo, il massimo è avere questa consapevolezza ed agire di conseguenza». Grazie. Bravo. La ringrazio. E adesso chiede di intervenire la deputata Stefania Prestigiacomo. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, signor Ministro, io credo che non vi sia una deputata o un deputato che non si auguri che la conferenza di Parigi si concluda con un accordo in grado di affrontare efficacemente la lotta ai cambiamenti climatici. Il tema è ormai uscito dalle stanze degli addetti ai lavori e per fortuna anche dalle stanze degli allarmisti di mestiere che, prevedendo cataclismi che non si sono mai verificati, hanno fatto molto male alla causa dei cambiamenti climatici. È stata superata anche, il Ministro lo ha lasciato intendere nel suo intervento, la impostazione di Kyoto, che è la stessa che ha portato al fallimento della conferenza di Copenaghen. Il protocollo di Kyoto sarà ricordato come l'operazione mediatica